Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto 5 cose che dovete assolutamente conoscere ed imparare su FIFA 22. Prima di lasciarvi al video però ci tengo un attimo a fare una premessa, in quanto questo video qui sarà un attimo diverso dal solito, in quanto sarà un po' editato e quindi a questo punto voglio sapere la vostra opinione nei commenti. Fatemi sapere se un'accortezza di questo tipo può farvi piacere o comunque se il contenuto, che è la cosa ovviamente principale del video, vi va bene anche in quella classica forma one shot, quindi quel video semplicemente registrato e caricato. Un'altra cosa è che la timeline del video in questo caso è indicizzata, quindi sarà molto più facile per voi muovervi all'interno del contenuto di capitolo in capitolo qualora vogliate appunto passare da un tema all'altro. Detto questo, a me non resta altro che lasciarvi e augurarvi una buona visione. Primo elemento è quello del tiro ad incrociare. Infatti su FIFA 22 vedo spessissimo cercare la conclusione del giro una volta arrivati negli ultimi 18 metri. Questa potrebbe essere la soluzione più giusta da adottare in real life, quindi quel tiro sul secondo palo per battere il portiere, ma in realtà sul gioco non è il modo migliore per segnare all'interno dell'area di rigore. Quello che dobbiamo cercare di andare a fare è un tiro di potenza ad incrociare, come vedete dalle immagini che scorrono in sottofondo. E infatti c'è un motivo se questa conclusione è molto forte. Infatti se carichiamo con 2-3 barre di potenza alla distanza ottimale, il portiere non avrà la possibilità di poter intervenire. Si tratta assolutamente del modo migliore per poter finalizzare questo tipo di occasioni. Cercate di abituarvici perché vi assicuro che facendo questo andrete a segnare molto di più e in più ovviamente questo vi permetterà di poter vincere tante partite. Quindi vi ricordo in particolare di mirare sul lato opposto del portiere e soprattutto di andare a caricare circa 2-3 barre di potenza. Punto numero 2, parliamo di Driven Pass, ovviamente una meccanica estremamente forte di cui avete già sentito parlare, ma andiamo a vedere perché sono così fondamentali questi passaggi. La risposta in questo caso è estremamente semplice, infatti il Driven Pass ci permette di poter andare a velocizzare il nostro gioco. Farli è semplicissimo, ci basterà infatti schiacciare il tasto del tiro a giro, quindi R1 o R2 a seconda dei vostri tasti, e il tasto del passaggio. Questo che cosa ci permetterà di fare? Ossia di tenere il pallone incollato per terra e questo arriverà direttamente nei piedi dei nostri giocatori con una velocità maggiore rispetto al canonico passaggio che invece si esegue con la X. Possiamo utilizzarli dall'esterno del campo verso l'area di rigore, dall'interno del campo verso l'esterno, dai nostri difensori centrocampisti e questo ci permette di poter avere una manovra molto più fluida. Se facessimo dei normali passaggi con la X, questo non solo ci farebbe perdere molto più tempo, ma quest'anno si rischia anche che questi vengano facilmente intercettati, vista la loro lentezza, dai difensori o dai centrocampisti avversari. Anche quando ci ritroviamo in situazioni dove la palla infatti sembrerebbe impossibile da far filtrare, dobbiamo provare a rischiare questa giocata come Bernardeschi farebbe, perché appunto il pallone passa e come, anche in maniera abbastanza sperata. Quindi mi raccomando, più avanti siamo in partita, tenete bene a mente che il Driven Pass risente della stamina, quindi potremmo magari voler andare ad utilizzare dei super sub per poter mantenere l'effetto di questi passaggi intatto. Terzo punto ed iniziamo a parlare di difesa e in questo caso analizziamo l'affronta e il raddoppio. Quando parliamo di affronta non stiamo altro che parlando dell'utilizzo del tasto L2, quindi quella sorta di rallentamento che noi andiamo a operare sul nostro giocatore al fine di poterlo posizionare al meglio, sia per poter magari coprire una linea di passaggio, sia per poter coprire uno spazio, oppure per essere nella posizione ottimale per performare un tackle. In questo caso è una cosa che va usata per la maggior parte del tempo in difesa, sia al limite dell'area che all'interno di essa, sia in mezzo al campo anche per cercare di recuperare i palloni. Un elemento fondamentale è quello di poter combinare poi l'L2 al tasto della velocità in maniera intelligente. E come mi regolo io e come ci si dovrebbe regolare di base? Semplicemente bisogna andare a utilizzare il tasto della corsa quando l'avversario sta correndo. Quando l'avversario invece sta cercando di disorientarci con quei piccoli movimenti senza correre, noi di conseguenza andremo a schermare quei movimenti semplicemente con l'L2 togliendo il tasto della corsa. Dunque non si tratta chiaramente di una scienza esatta, l'importante però è cercare di entrare nella testa dell'avversario per cercare di capire quali sono le sue intenzioni, posizionandoci di conseguenza al meglio per poter intercettare quello che può essere un passaggio oppure una conclusione.
Per quanto riguarda invece il raddoppio non è altro che quella dinamica che schiacciando il tasto del tiro a giro ci permette di far comparire un indicatore verde in testa ai nostri giocatori, e questo dunque ci permette di poter andare a chiamare un giocatore a palla lontana che viene a darci una mano in fase difensiva. È molto molto utile soprattutto quando stiamo difendendo al limite dell'area di rigore o in zona di fascia per poter andare a stringere il giocatore che sta impostando avversario. Punto numero 4, sempre in relazione alla difesa, analizziamo lo switch con l'analogico. E io non ho assolutamente paura di dirvi che andando ad imparare questa meccanica il vostro livello di gioco schizzerà veramente alle stelle, ed è questo che tante volte vi fa fare quel salto di qualità che tanto andate ricercando. Se lasciassimo infatti decidere attraverso l'utilizzo dell'L1 su quale giocatore ricada il nostro switch in maniera automatica, noi ci andremmo a perdere un sacco di situazioni nelle quali potremmo intervenire in maniera preventiva, soprattutto quelle di palla lontana oppure di lancio in profondità, dove in questo caso abbiamo un giocatore che sta scappando alle spalle della nostra retroguardia, che è molto distante da quello che è il giocatore che andremo a prendere con l'L1. Di conseguenza, proprio su questi ultimi due FIFA, FIFA 21 e FIFA 22, dove sono estremamente forti le palle alte e le palle lunghe, abbiamo visto, penso, ormai veramente in maniera prepotente, dobbiamo imparare a utilizzare l'analogico switchando in maniera preventiva il nostro difensore centrale e di scappare insieme. Quindi io come regola aurea vi posso dire di andare a selezionare i giocatori vicino con l'L1, ma quando vogliamo andarci a rischiare lo switch su giocatori più lontani per fare delle coperture o degli anticipi, mi raccomando ragazzi, cerchiamo di imparare l'utilizzo dell'analogico, anche se inizialmente sbaglieremo, perché sbagliando si impara, ovviamente non lasciamo tutti quanti imparato, ma questo ci darà veramente una grandissima mano. Il quinto ed ultimo punto riguarda un tema molto dibattuto, che è quello delle skills. Infatti, una volta andato a migliorare quella che è la nostra finalizzazione, velocizzato il nostro gameplay attraverso i driven pass, imparato come muoversi bene in difesa e utilizzare l'analogico per il switch a palla lontana, ecco l'ultimo step per poter fare un piccolo miglioramento all'interno di FIFA 22. Spesso contro avversari che difendono bene, quello delle skill può essere quell'elemento che ci permette di poter fare una giocata che ci porta alla vittoria. Infatti, soprattutto in quelle situazioni 1v1, eseguendo la giusta skill al momento giusto, appunto possiamo andare a superare un difensore che in quel momento non si aspetta una giocata di questo tipo. A differenza dell'anno scorso, dove c'erano un paio di skill, se ricorderete, il tunnel direzionale, il bridge, che erano estremamente forti, estremamente veramente buggate. Se andavate a fare quella skill al momento giusto, il difensore avversario rimaneva praticamente impalato e non c'era la possibilità di poter reagire, quindi erano veramente sbroccate. Quest'anno c'è un po' più di varietà, perché possiamo andare ad utilizzare magari un doppio passo per prendere velocità, un tacco-tacco per scostarsi dal difensore e tirare, un reverse elastico, un elastico, la classica suolata più lo scoop turn con i 5 skill. Quindi abbiamo la possibilità di poter variare il nostro pool di skill. Però mi raccomando, cercate di imparare almeno 2-3 skill mettendovi squad battles, che è la cosa migliore, non in arena, perché non avete le direzioni della partita, quindi imparate dei movimenti che poi dovete traslare, non è semplice, da aggiungere al vostro repertorio, perché vi arricchiscono e vi danno la possibilità di essere più imprevedibili davanti. Siamo arrivati alla fine di questo video ragazzi, mi raccomando, ci tengo a sentire la vostra nei commenti, soprattutto sullo stile di montaggio. Mi raccomando ragazzi, fatemelo sapere. In particolare poi vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link di riferimento sia della piattaforma Viola, dove sono live vi ricordo tutti i giorni, sia di quelli che sono tutti i miei partners. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi, ciao!